Il governo discute su questo possibile, diciamo, allentamento nel divieto di spostamenti fra comuni nei giorni del 25, lei sarebbe favorevole? Ma guardi, allora adesso io credo che il governo deve assumere, governo nazionale e i governi regionali, aggiungo, devono assumere una posizione di coerenza e di chiarezza, perché ormai, diciamo, il virus purtroppo non è stato sconfitto, ma è sufficientemente conosciuto. Quindi il quadro si ha, non ritorniamo un'altra volta a meravigliarci se tu passi il paese intero a zona gialla e poi ti meravigli che sotto Natale le persone che possono uscire, che magari sono anche attente e rigorose, hanno la mascherina, però sono tante sotto Natale. Quindi deve prendere questa scelta. O si mantiene la zona gialla e quindi, con, per quanto potranno controllare le forze di polizia, noi vedremo numeri importanti di gente per strada, oppure se si ritiene, e questo si deve fare una valutazione con il Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico, Istituto Superiore di Sanità, che quel tipo di immagini correlate al fatto che è anche possibile che diverse persone, nonostante le raccomandazioni, si vedano in tanti nelle case, possa portare a un aumento significativo dei contagi, allora si devono prendere altre misure, voglio dire. Questa, io direi di evitare che questo dibattito poi lo si riduca, come dire, a prendersela col cittadino, che alla fine è l'unico che non c'entra niente quasi sempre, perché io, girando pure in questi giorni per Napoli, devo dire che la stragrande maggioranza delle persone, ma anche nelle altre città, usano la mascherina, ma la gente per strada ci sta. Quindi è chiaro che le forze di polizia faranno un piano di controllo, noi stasera ci riuniamo comunque anche per verificare da parte nostra se prendere specifici provvedimenti per la città, vediamo anche se passiamo zona gialla, perché questo ha un impatto notevole sulla città, già con la zona arancione c'è tanta gente, però credo che sarebbe auspicabile una posizione di una certa coerenza da parte del governo, non oscillazioni continue su cose tra l'altro prevedibili.